sport giovanile protagonista assoluto a Novi Ligure. Al palazzetto dello sport novese si è svolto infatti un lungo momento dedicato interamente al settore giovanile delle arti marziali del karate. La manifestazione rientra nel novero delle prove internazionali, valevole per le qualificazioni degli azzurri e azzurrini, come secondo Gran Prix regionale Piemonte. Al termine dei rispettivi combattimenti, nell'intermezzo tecnico nel quale i giudici predispongono le classifiche, il pubblico inoltre ha potuto assistere alle esibizioni dell'atleta del corpo di ballo dell'associazione Contemporary Dance Theater Tap Wall, società alessandrina diretta dalle istruttrici Laura Barbera e Alessia Gaglione. La manifestazione ha visto l'accurata organizzazione del Comitato Provinciale di Alessandria dell'ente di promozione CSA IN in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte dello stesso ente e con la società Il Tempio del Karate di Novi. L'iniziativa in più ha ricevuto i patrocini della Regione Piemonte, del CONI regionale, della provincia di Alessandria e del Comune di Novi. Il Gran Prix si è rivelato un vero e proprio spettacolo per gli occhi, viste le centinaia di partecipanti e l'ottimo livello tecnico messo in mostra dagli atleti davanti ad un folto pubblico. Gli atleti provenienti da diverse regioni e anche dall'estero si sono dati battaglia non lesinando impegno e all'insegna della più alta forma di correttezza. 210 partecipanti dai 6 sino agli anni 18. E per il secondo anno consecutivo la squadra del Tempio del Karate di Novi si è classificata al primo posto. La manifestazione internazionale ha sottolineato ancora una volta la vocazione per lo sport della città di Novi Ligure, evidenziando in un quadro più generale l'immagine di una nazione pronta e preparata, mettendo in risalto la vocazione italiana che vuole tradursi nel coronamento di Roma a vincere la candidatura ai Giochi Olimpici Estivi del 2024. Aggiungendo poi il particolare non di poco conto di come il karate sia nel gruppo di quelle discipline che bramano di far parte del programma olimpico di Tokyo 2020. Tutto questo per il forte messaggio che è partito da Novi su come lo sport sia una vera e propria forma di cultura. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Il Galata è attualmente il più grande museo marittimo del Mediterraneo. Situato nell'area compresa fra l'acquario e la stazione marittima, il museo ha sede nel più antico edificio della vecchia Darsena. All'inizio del percorso, dopo la sala di Cristoforo Colombo e l'armeria della Darsena, si può salire su una fedele ricostruzione di una galea del 600. Si prosegue al primo e secondo piano, tra preziosi atlanti e globi, per arrivare ad affrontare una spettacolare tempesta in 4D a bordo di una scialuppa. La sala nautica e un cantiere navale con la falegnameria portano infine all'ingresso di uno yacht club di fine 800. Il terzo piano è quasi interamente dedicato alla sezione permanente Memoria e Migrazioni, in cui si racconta l'emigrazione italiana via mare. Chi arriva al quarto piano, dalla terrazza, può immergersi tra il cielo e il grande anfiteatro del porto e del centro storico di Genova.